Sì. Ah, bello, mi metto così. Ma Aspetta. così, verso di me lo fai anche. Qua, vedi? Così. Rosso Ferrari. Tu sei amante della vedi Ferrari. Quanto è grande. Questo è da dentro. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi in estate odiate le zanzare. È incredibile come cosa, ma siamo già a luglio. Io stanotte non ho dormito bene. Faceva caldo, eh? Cioè, è arrivato a 40, non si capisce. 50. E questa settimana, la prossima, continuerà a fare caldo come si questo. fa? Infatti, oggi in questo video faremo vedere le cose essenziali, importanti, le cose che non puoi fare a meno in estate. Cosa ci vuole? Io ne ho già in mente una, ce l'abbiamo proprio davanti. L'acqua. L'acqua è una di queste. La frutta. Anche perché stai cominciando anche a fare caldo. Qual è la prima cosa che tu non puoi fare a meno in estate? Conosci? Il ventilatore. Questo è il migliore dell'aria condizionata, lo sai? Può essere considerato una salvezza questo in estate. È la vera salvezza in estate. Come funziona? Tra l'altro, questi non costano nemmeno molto rispetto a mettersi un'aria condizionata. Anche se certo, non va a batteria, quindi c'è bisogno della presa. Della presa, ok? Oh. Che potenza è questa? Allora, questa è la massima potenza, va bene? Ok. Tieni presente che lo puoi posizionare dove vuoi. Ok. Significa ora è fermo. Se invece vuoi che li vuoi far girare la testa, Beh. basta schiacciare questo. Incomincio a fare a destra e a sinistra. Ok. Vieni un po' qui, fammi provare a me. Meraviglia. Sì. Ah, bello, mi metto così. Che meraviglia. Io non lo voglio far girare, devo far Devi tirare, andare devi tirare. Ok. E rimane nella posizione che a te Ok, piace. quindi facciamolo rimanere Sì. qua. Ma mo' non lo rompiamo, mo'. Perché qui ci sono diversi Ci sono tasti. i pulsanti. Allora. Ah, questo è il minimo, Sì. giusto? Però anche con questo, cioè, si sta No, bene. ma ci vuole, quando arriva verso le 12, ci vuole il turbo. Tu dici che questa cosa in estate è una delle prime cose che ha provato. E se uno ha un'aria condizionata, va bene anche quella salva. Vabbè, ma quella è sempre, diciamo, la migliore, però io preferisco il ventilatore. Si vendono anche i cappellini con l'aria condizionata. Non nella palestra utilizzo questo. Ah, che relax. Cosa numero due. È presente quando stai facendo il pisolino, dormi la notte e mentre dormi ti senti proprio passare vicino all'orecchio, senti quel suono La zanzara, però io Hai trovato anche qui la i rimedi, i soluzione. rimedi. Facciamo finta che sono bello qui rilassato, sto facendo il mio pisolino, però tutto ad un tratto sento proprio vicino all'orecchio questo rumore. E quindi come dobbiamo fare? Provvedo subito. Perché poi quando accendo la luce non è facile. Non la trovi mai, mai. E poi non ce n'è una, ma ce ne sono tante. La soluzione che hai trovato, qual è? Le cose che non può. È Una cosa la presa importante. anti-zanzara. Presa anti-zanzara. Sì. Vediamo. Sta qua. Olè. E c'è anche una lampadina che attira proprio le zanzare. Ma lì dentro ci sarà sicuramente un Sì, liquido. c'è il liquido dentro. Vedi, c'è lì, vedi Ah, questa sta lampadina? Perché essendo che è tutto buio, viene attirata la zanzara e viene colpita. Ti ricordi che c'erano anche quelle che li vendevano tanto tempo fa, non so se le Quali vendono ancora, quelle racchette tipo sono? da Ma quelle servono per acchiappare le mosche. Quando uno non sa fare niente durante la giornata, si mette a acchiappare le Quindi tu dici che questa è una cosa che serve in estate, importante. Specialmente nell'ambiente dove uno dorme, deve stare tranquillo e sereno. Questi rumori. Con questi posso fare sogni tranquilli e sereni. Dentro casa la sistemazione l'abbiamo trovata, la soluzione. Le zanzare da dove vengono? Dall'esterno. Se ci sono in giardino possono sempre entrare in casa, al di là che ne abbiamo qualcosa, Io ho però. un trucco. Quando io esco da casa, c'è un trucco che io faccio così quando sto per entrare non le vedo le zanzare, le mosche. Anche perché è il periodo che si incomincia a fare il vino, la vendemmia, lo sai le mosche che ci sono? Ma non si fa anche ad ottobre? Ok, allora facciamo una cosa. Mostriamo anche la soluzione per fuori, per Ora ti l'esterno. faccio Perché vedere. uno può avere anche il balcone, lì possono venire oppure un Ci giardino. sono persone che hanno anche quelle cuse elettriche, come vengono A chiamate? forma circolare. Con il fumo, diciamo che si accende per il fumo. Ah, Io io uso un altro metodo. Già stanno le zanzare. Ah, guarda. Non ce ne sono già, guarda. Io sto immerso qui comunque. Vedi, qua ce ne sono. Allora, vedi cosa faccio io? Però al contrario. Vai, Ma così, verso di me lo fai anche. Qua, vedi? Così, vicino ai muri, guarda. E se ne vanno tutti, vedi? Lascio come una nube, vedi quella là? Servono per farle allontanare, Sì, giusto sì. questo? E qua rimane praticamente, guarda, in questa zona ora non c'è più E si niente. spostano verso qui. Escono. Vai, mi fai provare adesso perché è un po' divertente. Tanto ne Però metto poco, perché poco. c'è il Anche. naso. È come il Vicks. No, è nocivo. Comunque, la marca che non manca mai è sempre Selex. C'è È Selex, una buona azienda, una buona azienda. Allora, qui c'è scritto insetticida, spray, guarda, mosche e Sì. zanzare. Quindi la cosa che fa il caso nostro. Efficace anche contro le zanzare tigre e le vespe. L'unica cosa che è quella, se uno c'ha una zanzara in testa, la può usare come una lacca. Vabbè, ma tu c'è la zanzara qua.
no! Abbiamo detto tutto di cosa c'è scritto. Non è che bisogna shakerare. No, che devi shakerare? Che cos'è? Un cocktail? Spruzzo un pochettino qua. Se no, lì è già fatto. Ormai l'ho messo, basta. Cioè, un pochettino. Non lo consumare, mo. Perché loro devono capire. Qui vicino al cancello, nemmeno si devono avvicinare. Vietato entrare alle zanzare e alle mosche. Prima quando ho registrato ce n'erano tantissime. Vediamo adesso. No, non ce n'è nessuno. Niente. Non c'è nessuno. Se questo ha. Questa ha una durata di mezz'ora, un'ora, capito? Non c'è più niente, non se ne sono andate. Guarda, io uso dei metodi buoni, Remo, che pensi? Mi devo tutelare o no? No, approvata, super approvata. Ah. Questa è scomoda all'interno, sai perché? Perché poi rimane la puzza. No, all'interno va bene la presa elettrica. Non c'è niente, non c'è. Prima hai visto quante ne stavano passando? Non c'è niente. C'hanno delle mosche grosse proprio, che facevano proprio il rumore, guarda. Perfetto. Rimane anche vicino al muro. Restiamo sempre a tema estivo. Ti svegli, ti fai una doccia, quindi ti senti pulito, però appena esci dalla doccia già incominci di nuovo a sudare, perché fuori fa caldo, tutte le magliette inzuppate di sudore. Ma come sapete una cosa? Quando mi faccio la doccia, nonostante metto a temperatura fredda, è sempre caldo. Le tubature col caldo. Cosa faccio? Apri i frigoriferi e metto la testa dentro. La nostra salvezza, sai quale può essere? Il deodorante. Quanti cattivi odori ha salvato quel deodorante? Andai a fare la spesa al supermercato, c'era una persona che lo fece passare avanti, lo sai perché? Aveva poche cose sicuramente, quindi siccome aveva poche cose, puzzava sotto gli ascelli. Eccoci arrivati, avete fatto la vostra doccia, vi siete asciugati, vi sentite profumati, ma non basta. Dopo la doccia abbiamo detto che c'è bisogno dello spray deodorante, perché lo spray può essere anche quello delle zanzare. Abbiamo questo che non è, perché questo è quello della barba. Che cos'è questo? È una lacca. Non va bene sotto le ascelle. No, no, e che devi fare? Eccolo qui. Guarda, sì. Te ne metti tu anche un po'. Stiamo sudando anche noi. Ma io già l'ho messo stamattina, sto a posto. Lo dura 24 ore. Semplicemente. Così. Cercherate. Vi fa saltare un po' uno. E la cosa buona di questo non è un semplice deodorante. Non macchia anche gli altri. Cioè, ma io faccio così, non macchia, dici tu. No. Questo ha una protezione, una durata di 48 ore. Quanto sono 48 ore? 2 giorni. Vabbè, ma a me basta 24 ore. C'è l'altro a cui mi riferisco, poi vi faccio uscire la foto perché qui non ce l'abbiamo. Non è che ce l'hai. No. È quello a stick. Quando lo apri si passa. Sì, vabbè, ma a me piace quello. E quelle che hanno le magliette tutte sudate sotto gli ascelli. Però questo almeno mantiene un buon odore. Cosa? Mo lo consumi tutto. Non l'abbiamo detto il profumo. Sarà. Si sente come una fragola. È ottimo, è ottimo. Che cos'è questo? È il colluttorio. Vabbè, ma quello, papà, è importante. Ma si utilizza anche nelle altre stagioni. Oggi stiamo facendo vedere le cose importanti che si utilizzano in estate. Quello è importante sempre. La pulizia dell'igiene della persona. Quindi siamo nell'argomento. Oggi fa caldissimo. Ci sono più di 36 gradi. Siamo vicini a 40. Non riesco ad andare in macchina perché fa caldissimo. È troppo caldo. Primo, che è successo? E fa caldissimo. Cioè, non riesco nemmeno a mettere in moto la macchina. Perfino il manubrio scotta. Però io ti devo dare una soluzione. Così tu quando entri in macchina. E non mi dire che l'aria condizionata, no, non è che puoi rimanere accesa l'aria. Devi coprire il davanti. Copri macchina in modo che praticamente non arriva. E per te quindi questa è una cosa essenziale in estate. Questa praticamente viene messa qua come una barriera in modo che il sole non entra dentro. Qua è tutto praticamente bello fresco. Più rinfrescante. Sì, sì. Anche qua tutto quello che tu tocchi. Ogni volta che entravo in macchina diventava una tortura. Eccoci. Ti piace anche il colore? Rosso Ferrari. Tu sei amante della Ferrari. Quanto è grande? È bellissimo. Quello protegge bene. No, ma va bene, va bene. E lo mettiamo. Lo devi. Vedi, questa parte se devi inserire dentro. Devi stendere bene. Vai, bravo, bravo. Bravissimo. Va bene così. Diciamo che si mantiene ancora. Quelli li puoi attaccare, diciamo, al coprisole. Questo è da dentro. Ora è tutto più fresco. È diventato anche tutto un po' più buio. Sì. Questo non fa passare i raggi dal sole, capito? Dier, che fa, Dier? Quanto è importante in estate per te questa? Questa è importantissimo. È come mettere il cappello in testa alla persona. Guarda, eccolo lì. Ma io non ti vedo più, dove stai? Dai, questo lo rimaniamo qui. Lasciami. Guardate perché è importante, siamo rientrati in casa. Accende qua. Ah. Poi io lo voglio all'altezza di vano. Quando mi si da vedere la partita. Vabbè, anche quando guardi un'altra cosa, non per forza la partita. No, quando perdo la Juve. Primo settembre, Juve Roma. Infatti io sono curioso, papà, di vedere come gioca. Io non so di acquisti. Non so. Vabbè, la Roma forse non ha fatto niente. La Roma quest'anno. Va bene, vedremo. Il calcio è strano. Non bevete in estate l'acqua fredda. Allora, cioè bisogna berla a temperatura ambiente. Vuoi sapere una cosa? Io, se tu apri il frigorifero, non c'è neanche una bottiglia di acqua, perché io la bevo a temperatura ambiente, ce l'ho sempre. Ok, è una cosa fondamentale in estate. Però certi fanno l'errore, arrivano tutti sudati in casa, e la prima cosa che fanno, aprono il frigorifero e bevono l'acqua fredda. Quindi mi raccomando, acqua a temperatura ambiente. Eccole qui. Basta, anche quella naturale. Ma io non so perché prendo questa acqua frizzante, la lite questa. Perché? Questa la bevo tutti i giorni. E questa la
uso solo la sera per farmi la tisana. Io bevo sempre questa. E va bene. E perché quella mi riempie un po' di gas. È già aperta la bottiglia perché la beviamo sempre a temperatura ambiente. Si vede che a temperatura ambiente. È la mia. Bello. L'acqua è la cosa più bella al mondo. Addirittura me la voglio. No, no. E niente. È buonissima questa. Come fa a bere con la frizzante? Non è frizzante, è leggermente. Ognuno ha i suoi gusti. Specialmente quando hai mangiato la pizza la sera. Già si vedono tutte le bolle. E fiamme scende da tutto. Ognuno può bere quello che vuole. Ecco, cosa abbiamo qui? Allora, queste non devono il cibo dei cani. Cioè, cos'è? Questa è la frutta. Vedi, mela. Ma guarda. Dure, che gusto è questo? Pera? Mela. No, pera. Non mi fa gonfiare, mi mantiene anche la linea. Se vogliono una seconda parte di questo video, delle altre cose essenziali in estate, tanto c'è ancora il mese, defini tutto l'olio, poi c'è tutto il mese da agosto. E la cosa per andare più fresca ancora, arriva. Per notare agli iscritti cosa c'ho. Guarda. Ciabatte. Le ciabatte. Devo respirare il piede. Ma se mi ha lasciato un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. Un saluto da Giastremo. E da Marco. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao raga. Ciao.